Ciao a tutti, mi chiamo Giacomo, insegno religione in una scuola superiore. In questo podcast parliamo di tecnologia e insegnamento. Oggi parliamo dell'importanza di sviluppare il pensiero creativo a scuola, partendo da due semplici domande. Quanto spazio viene dato a scuola per lo sviluppo di un pensiero creativo delle persone che ci vivono per così tante ore durante la giornata? Come si costruisce un pensiero creativo? Tenendo presente, come dirò meglio dopo, che il pensiero creativo non è assolutamente un pensiero anarchico. Vi pongo queste due domande a partire da una situazione che già nei podcast precedenti ho toccato, e cioè che la tecnologia mette oggi a disposizione informazioni e dati in grande quantità, immediatamente accessibili, e che quindi forse l'insegnante, come mero trasmettitore di informazioni, è destinato ad essere superato. L'esperienza che molti insegnanti, ma anche molti studenti fanno è questa. La scuola funziona meglio quando riesce ad attivare processi di apprendimento non standardizzati, non ripetitivi, ma creativi, dove la peculiarità di ciascuno viene tenuta presente e diventa fondamentale nella creazione di conoscenza per sé, ma al contempo anche per quella classe nella quale ognuno è inserito, anche in vista della scelta di un impegno di lavoro futuro. Per comprendere la mole di dati che oggi la tecnologia sta mettendo sempre più a disposizione, per esempio lezioni registrate e messe sulle piattaforme web, video su un'ampia gamma di argomenti del curriculum scolastico, approfondimenti di vario genere affrontati a molteplici livelli di apprendimento, è sufficiente fare riferimento ad una delle tante ricerche riguardanti i possibili lavori del futuro, nei cui confronti non dobbiamo mai dimenticarlo, la scuola è chiamata a preparare gli studenti. Questa ricerca mostra alcuni fatti che voglio velocemente ricordare. Primo, le macchine stanno oggi mostrando una sempre più grande capacità di apprendere in modo intelligente. La nostra vita è sempre più circondata di dispositivi e oggetti intelligenti che portano all'aumento del numero e anche della qualità dei dati su ogni ambito del sapere, permettendoci così di lavorare usufruendo ampiamente di essi. Secondo, sono in aumento i cosiddetti dispositivi indossabili, che connettono in modo sempre più radicale la nostra vita, anche scolastica e lavorativa, e le tecnologie. In ambito medico, per esempio, questi dispositivi indossabili sono già utilizzati per monitorare lo stato di salute dei pazienti, livello di glucosio, battito cardiaco e stati di malessere psicofisico. In ambito sportivo, per esempio, è possibile monitorare le performance degli atleti. Dal punto di vista della sicurezza, esistono già dispositivi indossabili che inviano la propria posizione in tempo reale, nel momento in cui si è vittime di incidenti o violenza. Si potranno avere a breve, su occhiali dotati di realtà aumentata, informazioni utili o di intrattenimento, o forse anche di ordine scolastico. Terzo, gli spazi fisici, anche scolastici, hanno la possibilità di diventare luoghi sempre più intelligenti, grazie a connessioni che ci permettono di immergerci in mondi e realtà che prima potevamo solo studiare dall'esterno. Pensiamo alla realtà virtuale, alla realtà aumentata o alla cosiddetta realtà mista. Si parla già, per esempio, di didattica aumentata. Se la lettura è oggi associata solo allo studio, potrebbe essere recuperata e rivalutata puntando su contenuti video, audio, piattaforme learning, progetti di realtà aumentata e virtuale e sviluppo di videogame ad hoc, alleggerendo in tal modo lo studio che pratichiamo attraverso la lettura. Quarto, sono in aumento gli spazi di archiviazione e di stoccaggio delle informazioni, il cosiddetto cloud computing, reperibili da ogni parte del mondo e quando lo si desidera. Cosa diventano i libri in una situazione del genere? Quinto, con l'aumento da parte delle macchine di comprendere sempre meglio il linguaggio naturale e con l'introduzione di interfacce vocali e chatbot, gli insegnanti quali meri ripetitori della materia saranno resi obsoleti e forse queste tecnologie stanno conducendo ad un mondo nel quale ciascuno, quando vuole sapere qualcosa, può semplicemente interfacciarsi con un assistente virtuale, facendogli delle domande ben precise. Sesto, una volta che le macchine possono parlare e parlarci, e già ci riescono abbastanza bene, potranno anche vedere, e quindi ci permetteranno di guardare il mondo come non lo avevamo mai visto, come si diceva prima, grazie alla realtà aumentata e alla realtà virtuale. Settimo, la robotica, che oggi è già ampiamente usata a livello lavorativo,
e che sta automatizzando molti lavori ripetitivi, potrebbe essere usata anche da un punto di vista scolastico, come se, all'occorrenza, in un momento in cui abbiamo bisogno di informazioni su tutto lo scibile umano, avessimo un robot intelligente che risponde alle nostre domande. Se questo studio coglie abbastanza bene nel segno, è ovvio che in una situazione tecnologica del genere tutto ciò che è automatico e automatizzabile verrà fatto dalle macchine, mentre agli umani resterà il compito imprescindibile di svolgere i compiti creativi. Per cui le situazioni, le esperienze, le capacità e le competenze proprie dell'essere umano richiederanno proprio all'uomo, come del resto è sempre accaduto, di dare spazio a quel pensiero creativo che è l'elemento che caratterizza l'uomo in quanto tale, cioè nella sua libertà. Ma che cos'è il pensiero creativo? Senza troppi giri di parole, il pensiero creativo, detto anche pensiero laterale, dal suo fondatore Edward De Bono, è una tipologia di pensiero che, piuttosto che affidarsi a regole logiche per risolvere i problemi o trovare delle soluzioni, preferisce trovare soluzioni innovative partendo da prospettive non lineari che, percorrendo strade considerate illogiche, portano a ribaltare i dati, a mescolare le ipotesi, offrendo uno sguardo sul mondo capace di immaginare in modo differente il futuro. Il senso del pensiero creativo può essere spiegato con la famosa frase di Albert Einstein: la logica ti porterà da A a B, l'immaginazione ti porterà dappertutto. E anche Steve Jobs è senza dubbio stato uno dei grandi fautori di questa visione, quando ha detto «Think different». Moltissimi sono stati gli studiosi, filosofi, scienziati, psicologi, neurologi, che hanno riflettuto in questi anni sulla creatività, quale elemento fondamentale della conoscenza, perché l'atto conoscitivo è sempre un atto interessato. Non a caso il termine «interesse» unisce due parole latine ben precise: inter, che vuol dire dentro, tra, e esse, essere. Cioè, interesse significa essere dentro. E questo interesse, che è la molla della conoscenza, non è mai ripetitivo, ma nel mentre procede scopre percorsi innovativi che offrono uno sguardo peculiare sul mondo. La conoscenza accade soltanto quando siamo dentro le cose, quando siamo invischiati in ciò che vogliamo e desideriamo conoscere. Scatta cioè quando c'è un interesse, quando, oltre alla parte sinistra del nostro emisfero cerebrale, che è deputata al pensiero logico-razionale, entra in gioco l'emisfero destro, che fa capo al pensiero creativo divergente. Gli elementi analitici e sintetici del pensiero, che in ogni essere umano vengono declinati secondo modalità diverse, danno vita a quella che Howard Gardner ha chiamato intelligenze multiple, che si declinano, a suo modo di vedere, in ben sette tipologie: l'intelligenza logico-matematica, l'intelligenza linguistica, quella spaziale, l'intelligenza musicale, quella cinestetica o procedurale, quella interpersonale e quella intrapersonale. E l'attuale situazione tecnologica nella quale siamo entrati richiede di dare ampio spazio all'attivazione dell'intelligenza creativa, che ci permette, anzi ci richiede, di immaginare mondi e aprirci ad essi secondo modalità maggiormente curiose e desideranti. Vorrei a questo punto soffermarmi su una delle esperienze attualmente più interessanti al mondo, quella del laboratorio del Creative Learning dell'MIT di Boston, capitanato da Mitchell Resnick. Mitchell Resnick, dopo una laurea in fisica a Princeton e un dottorato in computer science all'MIT, ha lavorato alla creazione di giochi per sviluppare l'intelligenza artificiale, seguendo le teorie del costruttivismo di Seymour Papert, grazie anche attraverso il patrocinio della Lego, che collabora con l'MIT in vista dello sviluppo del kit di robotica educativa. A Resnick, insieme al suo team di lavoro all'MIT, si deve la creazione del famoso linguaggio di programmazione a blocchi, Scratch. Vorrei dire a questo punto qualcosa sulla visione dell'apprendimento creativo di Resnick, rappresentata dalla cosiddetta spirale dell'apprendimento creativo, che egli ha presentato e discusso nel suo volume intitolato Come i bambini, immagina, crea, gioca e condividi,
coltivare la creatività con Lifelong Kindergarten dell'MIT. È stato pubblicato nel 2017 in Italia dalla casa editrice Erickson. Queste poche parole vorrebbero essere un pressante invito a leggere questo volume davvero geniale, capace di collegare tra di loro innovazione tecnologica e nuove modalità di sapere. Sottolineo quattro punti fondamentali che corrispondono ai quattro termini che stanno alla base dell'apprendimento creativo affrontato da Resnick. Queste parole sono progetti, passione, fare, gioco. Punto 1. I progetti partono sempre da un'idea che ciascuno di noi ha. Punto 2. Bisogna invogliare e stimolare le persone a fare in modo che questi progetti divengano una passione, perché solo appassionandosi ai loro progetti, questa passione può diventare qualcosa di importante nella loro vita. 3. Questi progetti, una volta diventati passioni, non vengono mai portati avanti in modo semplicemente individuale, ma sempre assieme ad altri, per cui è fondamentale incoraggiare il lavoro tra pari. 4. Questo lavoro tra pari deve sempre avere il carattere del gioco, perché questa giocosità elimina i pericoli della ripetitività. Resnick, al riguardo, parla della spirale dell'apprendimento creativo, che a ben vedere accompagna in modo essenziale l'apprendimento stesso, sia quello che noi facciamo costantemente nella nostra vita, ma anche nell'ambito scolastico. L'insegnante racconta qualcosa in classe riguardante la sua materia, e agli studenti di ogni età, ma anche a tutti coloro che vogliono imparare durante tutta la vita come se fosse la scuola dell'infanzia, vengono richiesti quattro step, quattro compiti ben precisi. Il primo è quello di immaginare. Dopo che l'insegnante ha parlato, gli studenti iniziano immaginando qualcosa a partire da ciò che è stato loro raccontato. Secondo step, quello della creazione. Gli studenti devono trasformare ciò che hanno immaginato in azioni, cioè devono creare qualche cosa. Step numero 3, quello del giocare. Gli studenti devono appunto trasformare le loro idee in azioni in modo giocoso. Step 4, quello della condivisione. Sull'argomento trattato, dove ognuno da solo in gruppo ha creato qualcosa di importante, si mettono assieme le idee, si condividono i progetti e si vede quindi la possibilità di ampliare questi progetti, di migliorarli. Dopo questi quattro step, Resnick dice: a questo punto occorre un quinto step, che è quello che riesce a rimettere in moto questa spirale di conoscenza creativa, che è lo step della riflessione. Cosa significa? Significa che nel momento in cui qualcosa non funziona, e questo emerge appunto nella condivisione con altri di ciò che si è immaginato, di ciò che si è creato, di ciò che si è creato in modo gioioso, è possibile appunto vedere ciò che non funziona, grazie appunto ad una riflessione. E quindi l'insegnante si avvicina ai propri studenti, incoraggia questi studenti a riflettere su perché la cosa merita un aggiustamento e un miglioramento. Ed è qui che ricomincia questa spirale, cioè si riprende nuovamente ad immaginare, a creare in modo giocoso e a condividere. Scrive Resnick: la spirale dell'apprendimento creativo è il motore del pensiero creativo. Mentre i bambini della scuola dell'infanzia percorrono la spirale, dopo la scuola dell'infanzia, la maggior parte delle scuole si allontana dalla spirale dell'apprendimento creativo. Gli studenti trascorrono molto del loro tempo sui banchi, rispondendo a questionari e ascoltando lezioni, sia da un insegnante in classe che dal video in un computer. Troppo spesso le scuole si focalizzano nel trasmettere nozioni e informazioni, piuttosto che supportare gli studenti in un processo di apprendimento creativo, ma non deve essere per forza così, specialmente oggi che siamo entrati in un mondo nel quale, sono sempre parole di Resnick,
il ritmo del cambiamento continua ad accelerare in tutti i tipi di attività e i giovani si confronteranno sempre di più con situazioni nuove e inaspettate durante la loro vita, tanto dal punto di vista lavorativo quanto dal punto di vista privato. Questa nostra società è in rapido cambiamento, non ha quindi forse bisogno di uomini e donne creative?